siamo belli carichi, siamo belli felici di vedere tanta gente che ha voglia di correre, perché questo Covid ci ha veramente rotto. Ringraziano perché dicono portate qualcosa di nuovo in valle, non è il turismo classico, e probabilmente per questo qualcuno all'inizio è stato un po' spaventato, poi quando ha capito che in realtà non mangiamo nessuno, non facciamo da anni e ci teniamo all'ambiente, quindi anche a livello di tracciatura cerchiamo di portare via tutto subito appena finita la gara e di risistemare i sentieri ove saranno danneggiati e se saranno danneggiati, che in realtà sovente sono sentieri abbandonati che ritiriamo completamente fuori, quindi facciamo anche questo servizio alla valle e ai pedoni, quindi cerchiamo di andare d'accordo con tutti e di farli felici tutti. Secondo me la cosa più importante da sapere della Transvarite è che è sì una gara, ma in realtà la gara è una scusa, è una festa di 4 giorni dove uno viene per divertirsi, scoprire sentieri nuovi, guidare a vista, bere tanta birra e stare conoscere tanta gente e veramente divertirsi allo stato puro. Poi il cronometro può importartene fino a un certo punto. Adesso sono le 9:30, alle 11 c'è il briefing, poi si parte per il prologo, dopo il prologo ci sarà direttamente la prima prova speciale, poi un po' di riposo, ci sarà una cena tutti insieme, ovviamente tenendo le distanze, e poi questa sera notturna partenza alle 8:30 del primo rider della notturna con una che sarà sullo stesso tracciato del prologo ma con l'aggiunta di una parte urban. Sono vicini alla Croce Rossa, cioè non troppo distanti, e dovesse esserci un soccorso in qualche zona in cui l'ambulanza fatica a arrivare, loro li portano sul posto. Non succederà niente, ma se succede... Quando arrivo mi mandi su al posto che stai stessi su. Ma sembra lui, già sempre qua. Con Air. Quest'anno neanche così. Ah, è vero, la salita è, ma c'era nebbia. Bene, i posti di incontro questo non arrivano forte perché c'è tutto un traverso lungo che vanno forte. Ma a me mi fermo, guarda. Attenzione, ma adesso non mi senti? Farei partire Nicolò adesso, cambia. Puntato, mi è portato a casa. Bello, però. Bello. Woo! Yes, yes. Was a pretty penalty. And I'm so exhausted now. Ciao.
stella. È finita qua. Vieni, vai front. Non ho la catena. Due impressioni a caldo su questa Transvarajta? È bello, finalmente sono riuscito a fare una gara a vista, che è la roba che mi piace di più alla fine, però in gara non l'avevo mai sperimentata questa cosa e è bello. Poi bei posti nuovi, bella gente, 4 giorni full, proprio non vedo l'ora. Cosa ti aspetti da questa giornata di oggi che ci oggi saranno? Oggi mi sa è più il mio ambient, sentieri alpini in quota, poco battuti e non vedo l'ora. Dai, ci vediamo dopo on the trail. Yo! Siamo arrivati alla tappa numero 3, la King Stage, perché è la più lunga sia come dislivello in salita che come dislivello in discesa. Siamo qui al Colle del Prete, la punta della prima salita, scendiamo giù verso Orore, passando per Meira Paula, una discesa bella tecnica e bella pedalata. Poi riprenderemo gli impianti su a Sampeire per andare in punta al Colle di Sampeire, dove faremo ancora 6-7 km di salita buoni e 700 metri di dislivello per arrivare in punta a un colletto che si trova tra il Cugulet e il Nebin, giù per la discesa più lunga di tutta la Transvarajta, 1500 metri di dislivello negativo. Poi riprenderemo ancora gli impianti una volta, un po' di pedalato e faremo l'ultima discesa che parte tra due frazioncine di Sampeire, Funduet e Tenou, e arriva al ponte sospeso.
avanti. Grande, com'è andata? Bene, bene. Yeah. Bella dura. Però piace, veramente divertente, guidata, bella. Questa è veramente tosta. Bellissimo, dura ma fantastico. Bello, bello. Sono abbastanza devastato, se trovassi gli organizzatori credo che qua no, scherzo, beh, è impagabile la vista che è qua, abbiamo di là il compito. Un altro pezzo che mi sono incartata, ma va bene lo stesso perché era bellissimo. Yeah, I'm happy. I'm happy to be here. And, yeah. Ok, perfetto, rifinisco. Allora ragazzi, la prova 3 è annullata perché siamo troppo in ritardo, quindi facciamo questa ed è finita. Parte ti dico. Dispiaciuti di aver annullato la 3, ma purtroppo qualche errore di calcolo, ma tutti felicissimi, oggi non si è fatto mai nessuno, è stata una figata, tutti molto contenti. No, sto guardando se vuol cercare. Com'è andata, raga? L'ho preso. Una bomba! Distrutto. Non la faccio più. Soprattutto Paolo non ce la fa più. Ok, allora iniziamo col briefing, poi inizia un lungo traverso. Su questo traverso a un certo punto trovate il cartello come Raieri per i Monti, dove Cristian Quattinelli. Sono io. Ciao ragazzi. Ciao. Andrea, cosa per te la Transvaleita? Per me la Transvaleita prima di essere una gara è godersi la montagna a 360 gradi. 4 giorni di avventura nelle nostre montagne, la Valvaraita. 4 giorni di divertimento in famiglia, con amici. Ce l'hanno con la mia bicicletta e invece si sta comportando in una maniera magnifica, proprio uno spettacolo. Quando sei in treno? Buon abito. Eccoli, due migliori. Seconda pettuccia, c'è un buco, si passa bene, ma è una compressione corta, quindi occhio. Vale.
arrivata, portata a casa la pelle, yeah! C'è la pelle all'erba. Un po'. Non può essere inserito in classifica Giancarlo Gasperini. Facciamo le foto uno per uno solo per il discorso Covid, così se volete potete anche prendere mascherina. Giorgio Cesano. Anche per lui un treno di gomme Vittoria, la maglietta di MTV Radio e la borsa offerta da OK Market Sapere. E poi, che si presenta come un outsider, l'avete già visto due o tre volte qui, vince la overall 2020 della seconda edizione della Transvarietà, Andrea Allasia. Donna in classifica, quindi coraggiosissima, così tanto come Costanza, Valentina Donà. Grazie a tutti voi che avete partecipato e soprattutto a tutta la famiglia Magaria che come l'anno scorso ha coinvolto, ecco, facciamo il grande applauso a loro. Quindi il capo carismatico di Magaria e Luisa che avete dato il la. Grazie a tutti voi. Devastante! Ma è stata bella sera fuori che da dentro, credo. Siamo arrivati alla fine. Aspetta.
spettacolare. Nonostante tutto. Tutto bene, grazie. Abbiamo finito, tutto a posto. Senza infortuni. Sì, è stata un'esperienza meravigliosa. Prossimo anno però la faccio da corridore. Ma bene, bene. Bravo, bravo. No, io non ho vinto, sai. Non ho neanche guardato la classifica, capace che sono ancora ultimo come ieri. Non lo so.